Innanzitutto, buongiorno. Ciao Buongiorno. Sebastiano, grazie per aver accettato questa intervista. Qual è il tuo ruolo nel gruppo Toscano? Allora, io sono Sebastian Dabbundo e per la Gruppo Toscano lavoro da circa 3 anni. Mi occupo della zona sud-ovest di Milano, dell'agenzia di inganni, bande nere e frattini, e sono sales manager fondamentalmente a Frattini, dove sono più operativo. Ti sei abituato a utilizzare nuovi strumenti di lavoro in questo periodo di smart working? Quali sono stati gli strumenti che ti sono tornati più utili e quelli che continuerai ad utilizzare in futuro? Ho trovato molto utile l'inizio dell'utilizzazione di una piattaforma virtuale per gli appuntamenti, sia per quanto riguarda le acquisizioni, le gestioni, ma anche le visite immobili. Oggi utilizzare una piattaforma che permette una videochiamata, una strumentazione che dà la possibilità con della modulistica editabile di lavorare a distanza è sicuramente molto utile. Altra cosa che ho trovato veramente, veramente utile è il virtual tour. Un cliente che vede un appartamento in visita virtuale si rende conto se l'appartamento può fare a caso suo, se è il caso di andarlo a vedere. Ti si guadagna tanto tempo, si elimina la problematica di portare delle persone in casa degli altri clienti, mantenendo quindi tutti in sicurezza. Non so se hai visto, è stato aggiunto il filtro sul portale toscano.it, ma è uno strumento che si sta, diciamo, sedimentando nell'attività quotidiana, quindi ben venga. Devo dire, questa esperienza, per quanto negativa possa essere stata, diciamo che ha fissato nella mente degli acquirenti l'idea di approcciare all'immobile prima con una videovisita per capire se può essere interessante e poi con una visita dal vivo, cosa che prima non notavo. Oggi invece sono i clienti che ci chiedono prima una visita virtuale per capire se l'immobile è giusto e poi si va a vederlo fisicamente. E a proposito di appuntamenti, come ti sei organizzato per la messa in sicurezza di agenti e clienti? Noi ci siamo organizzati ovviamente con la sanificazione di tutti i nostri uffici. In ufficio si tengono le distanze sia tra colleghi che tra clienti e utilizziamo mascherine, guanti, sanificatori per le mani che sono disponibili poi anche per tutti i clienti all'interno delle agenzie. Misuriamo la temperatura all'accesso di tutti noi sia e anche dei clienti che vengono per appuntamento o che entrano semplicemente per chiedere delle informazioni. Sappiamo che dall'inizio della fase 2 ci sono stati un po' di cambiamenti a livello di normative per quanto riguarda anche le visite negli immobili abitati. Ti chiedo se arrivano delle richieste di vendita, e soprattutto come vi state organizzando per gestire gli appuntamenti. Sì, beh, dall'inizio della fase 2 devo dire che le cose sembravano molto tragiche, se vogliamo. C'era molta incertezza, soprattutto per quanto riguarda il modus operandi da tenere. Oggi, diciamo che le cose sono abbastanza regolari, in quanto prima facciamo sempre una videovisita. Ci siamo organizzati per quanto riguarda le visite con guanti, mascherine, sanificante, misuriamo la temperatura a tutti i clienti e forniamo dei calzari usa e getta per accedere agli appartamenti in tutta sicurezza. Per quanto riguarda la modulistica, l'azienda ci ha fornito un'informativa da comunicare ai clienti con tutti gli atteggiamenti da tenere e i comportamenti da utilizzare in vista. E in ultimo, facciamo firmare un'autodichiarazione che certifichi che i signori clienti non siano affetti da Covid, non siano in quarantena e che quindi tutto quello che si sta facendo lo si fa nella massima sicurezza, nella massima coscienza di tutte le parti. Diciamo che c'è un atteggiamento molto positivo sia da una parte che dall'altra per questo tipo di visite e viene molto apprezzato. In qualche modo, diciamo, tutte queste novità, i clienti si stanno avvicinando di più a voi, magari si crea una relazione più collaborativa tra agente e cliente Sì, nel questo lavoro sì. quotidiano. Diciamo che anche nella mente delle persone c'è tanta voglia di normalità, c'è tanta voglia di tornare alla quotidianità con le giuste precauzioni, però ormai si stanno lasciando questa cosa alle spalle. C'è positività. Ci puoi dire se hai notato un cambiamento nelle esigenze abitative della gente, diciamo, vedendo tutti i giorni quello che loro richiedono quando cercano un appartamento, un immobile? Ma guarda, per quanto riguarda le esigenze abitative delle persone, devo dire la verità, nelle zone che trattiamo non ho notato nessun cambiamento. Il taglio più richiesto è sempre il trilocale o bilocale, quindi i tagli più commerciali sono sempre quelli i tagli che si ricercavano. Questo sia pre-emergenza sanitaria sia post. Il trilocale direi che è il taglio più ricercato dei quartieri che tratta. Per quanto riguarda gli spazi esterni, c'è sempre stata la predilezione per
l'avere un balcone all'interno dell'appartamento. Diciamo che nel 90% dei casi, circa, quindi la quasi totalità, lo spazio esterno è fondamentale, quindi un balcone ci deve essere. Non ho notato un cambiamento di rotta in questo senso. Cosa consigli a chi deve vendere? Chi deve vendere, se deve vendere per un'esigenza diretta, quindi io consiglio di farlo in tutta serenità e in totale sicurezza. Per quanto magari all'inizio ci possa essere stato un momento di incertezza su quello che sarebbe successo al mercato immobiliare, ad oggi, dopo un mese dalla riapertura, dico che siamo in una situazione decisamente normale. Le case oggi si continuano a vendere, ci sono acquirenti sul mercato, il mercato immobiliare continua ad andare. La casa, l'immobile è sempre un investimento sicuro da parte degli italiani, investimento che non farà mai perdere del valore. Per quanto riguarda la vendita, mi è sempre consigliato di continuare a vendere in serenità, anche perché i numeri stanno confermando un mercato Ma che devo dire, dice. io rispetto all'anno scorso ho avuto un mese di maggio anche migliore rispetto a quello dello scorso anno, da un punto di vista numerico. Dopodiché, le ultime 3 settimane sono state decisamente positive e pare che anche le persone percepiscano quest'area di normalità. A questo punto ci rivolgiamo a chi vuole acquistare, quindi tu cosa consigli a chi vuole acquistare casa? Ma il consiglio, se vogliamo, è un po' simile a quello che do ai clienti venditori. E quindi, se c'è un interesse nell'acquistare una casa, è giusto continuare a perseguire questo interesse se lo si stava perseguendo. I tassi di mutuo sono ancora molto, molto bassi. La situazione è decisamente positiva per quanto riguarda il finanziamento per l'acquisto immobili. Le case sul mercato ci sono, direi che si può stare sereni. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi dal mercato immobiliare? Allora, cosa mi aspetto? Premesso che non possiamo dare un giudizio certo perché ci troviamo a vivere un'esperienza fuori del comune. Per quello che sta succedendo adesso, sembra che ci sia della positività. Dopo una contrazione magari iniziale per quanto riguarda gli interessi, ribadisco, è solamente la sensazione però data da quelle che sono gli interessi, le richieste e secondo me per avere un'idea molto chiara dovremmo aspettare, più chiara dovremmo aspettare che passi l'estate. Va bene, Sebastiano, io ti ringrazio per averci Grazie a dato voi. e saluto, ti lascio al tuo lavoro e speriamo di vederci presto, Dai, speriamo di volentieri, passare magari dal l'anno. vivo. Dai. Allora ti Grazie, saluto. Nello, allora. Grazie a tutti. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao.